Buonasera personcine a modo, ben trovati. Ben trovati, continuiamo le nostre avventure Accidenti. in quell'inferno che era la prima guerra mondiale. Buonasera Pietro, buonasera Franciccio, buonasera Subbutai, con due B, mi raccomando, perché noi siamo a Roma, quindi sempre tutto con due B. Tutto ruo anche a voi, cioè, bisogna dirci qualcosa, no? Ci siamo visti ieri sera. Vado, così non tolgo tempo a questo splendore di gioco. Il puntatore magari lo togliamo, grazie. Allora, eravamo rimasti. Ok, sì, che loro si 18 erano gennaio separati. Ok, 1917. intanto adesso c'è il recap, Emil, perfetto. costretto a letto, implorò Anna di recarsi a Saint-Mihiel, la sua Ok. figlia, per darle la triste Giusto. notizia della morte di Karl. Mentre Carla invece Anna stava tornando partì perché è scappato. immediatamente. Magari mo si incontrano a metà strada, sarebbe bellissima questa cosa. Subbutai ci chiami il tuo cane. No, ma non è per. Cioè, non devi prenderla come mancanza di rispetto. È proprio. È la romanità. È la romanità. Oddio, ma qua bisogna sempre nascondersi. Coraggio, guardate st'uomo poverino che è quella cosa là sopra? È una bambina. No, ma c'è una bambina. No, devo aiutarla. E scherziamo. Devo aiutarla, ma magari non così, eh. L'ho detto anche ieri sera. No, allora basta, devono incontrarsi, assolutamente. Sarà così. Ma che ne so, pensavo di dargli un calcio ai lupi, ai cani, a quello che è, no? Che ne so. Devo prima trovare una scacciacani, ho deciso, una scacciacani. Oppure un bastone. No, perfetto. Eh sì, non ci penso io, non si preoccupi. Basterà tirarglielo? No. Scusate, torno subito. Ma non sono lupi, le abbaiano. I lupi non abbaiano. Ma da quando i lupi abbaiano? I lupi ululano. Allora. E che ci devo fare con sto coso? Devo dire alla ragazzina? Ah, perché giustamente i lupi hanno l'istinto di seguire i pezzi di legno, vero? Va bene. Lupo ululà. Castello ululì. No, povero Carl, è stremato. Perché tu riconosci un lupo da un cane dalla dentatura che ti lascia sul braccio morso? Ammazza, che sei, oh? Mr. Crocodile Dundee? Subby Crocodile Dundee? Mr. Subbutai Dundee? Mr. Subbutai Dundee, voglio che sia il tuo nick su Discord per un po', ti prego. Ok, qua. Bisogna stare molto attenti. Shh, facciamo silenzio. Passo qui davanti, mi vede? Ok. Ora sono magicamente diventato un cuoco. Mi raccomando, fate i bravi. Salve, sono il cuoco del villaggio. Zitti tutti. Loro non li ingannano, mi sa, vero? Non lo sarà, eh? Va bene, non mi vuoi fare questo regalo, eh? Va bene. Esausto, affamato, Carl capì che non sarebbe mai giunto a San Miguel. Le forze lo Carla. abbandonavano, Tocca che tro. eppure il Eccola! fate aveva ancora una sorpresa in serbo. Ah, lo sapevo! Erano a qualche decina di chilometri da San Miguel
quando ogni loro speranza fu annientata. Ma come annientata, no? No, hanno bucato davanti ai... No, te prego, no, Hanno bucato... Ah no, però sono francesi loro. Appunto, dici. Francesi. Un prigioniero tedesco. Con un fuggiasco tedesco. Vabbè. Finché siamo vestiti così, va bene. Possono entrare solo le guardie e i soldati. Ok. Allora devo andare a trovare una... uniforme. Va bene, ho capito. Di qua ci andiamo dopo, vediamo che c'è a sinistra. Oh, qua possiamo entrare. Ok. Eccola l'uniforme. Devo distrarre i tipi lì. Devo fare più il serio? Che dite? Vabbè, però... guarda un po'. Prendi la salsiccia. Oh, com'è stato facile. Ok, je suis et soldatin. Dai. Bonjour. Je vais a prendere questo coso. Sacco di crusca. Il grano scarseggiava, quindi si usava anche la crusca per fare il pane. Beh, fare la crusca, cioè fare il pane con la crusca, fai il pane integrale praticamente, no? La crusca è di colore più scuro, ma è anche più ricca di fibre, vitamine e minerali. Certo, oggi è parte integrante delle diete ad alto contenuto di fibre, ma all'epoca era considerato un alimento di scarsa qualità. Ma pensa un po', sono i precursori dell'alimentazione che fa fare la cacchina. Carlé! Giusto. Je suis Carlé! L'inverno era durissimo per i soldati in trincea e gli uomini pativano il freddo e l'umidità con temperature che scendevano sotto lo zero sul fronte occidentale come sulle Alpi. Molti finirono in infermeria con un principio di congelamento che nei casi più gravi richiedeva l'amputazione. L'unica prevenzione era tenere i piedi asciutti. E come dicevamo bambini la scorsa volta, mai, mai indossare un paio di calzini bagnati. Comunque... Je suis Carlé e mi infilo di fuori. Oh, che c'è qui? Qualcosa c'è, c'è anche qualcosa sotto, attenzione. Bonjour, je suis le soldatin Carlé. Andiamo. Banconota di emergenza. La banca centrale francese faticava a produrre monete e banconote a sufficienza, così circolava anche la carta moneta d'emergenza. Le autorità locali potevano stampare le proprie banconote con il disegno che preferivano. Ok. Mi sembra giusto. Dei pagherò statali, in pratica. Qua sarebbe da aggiungere un sacco di altri suoni. Dove vai, Carl? A proposito di suoni, stavo pensando una cosa ieri. Scusate, parentesi. Franciccio, domanda. Tu che praticamente ci sei sempre. Quanti floppy disk hai? Perché così mi regolo, diciamo, su un quantitativo molto alto, ma comunque fattibile. Per una persona che segue abbastanza regolarmente. Perché volevo fare dei premi speciali, cioè molto particolari. Tipo appunto scegli un suono da aggiungere permanentemente ai suoni del canale o tutte queste cose qui. Oppure scegli il prossimo titolo da giocare. 51.000. Bene. Ok, grazie. Quindi potrei fare tipo una cosa da 30.000, 40.000 floppy, una cosa del genere. Bene. Accidenti. Accidenti, esatto. Poi ne parliamo, su Discord. Allora, io devo andare di qua adesso. Dai. L'ho visto prima di te. Cos'è? Un borsellino? No, un cappello da gendarme francese. I gendarmi francesi ricoprivano anche il ruolo di polizia militare, assicurandosi che i soldati rispettassero il codice militare e si comportassero correttamente al fronte.
Ok, però quella cosa lì come faccio? Ma io non ero lì prima. Ah no, perché ci devo andare da sotto. Ma no, ma come l'altra uniforme? Ma che palle. Oh, c'è un'altra uniforme lì. Aspetta allora, eh. Aspetta, aspetta, mo entro qui. Non posso entrare qui, posso andare avanti. No, devo entrare lì, che stai dicendo? Che cosa stai dicendo, Willis? Capirai, io non ho 48.000 e sto alla metà del tempo del nano. È perché mi sa che Franciccio le ha utilizzate. Sì. Esatto. Esatto, tu le hai utilizzate. Sì, va bene, ok, ho capito. Vabbè, andiamo su a procurarci l'altra uniforme. L'altra! Non l'altra uniforme, l'altra. Allora, intanto, dai così. Perfetto. Poi. Bravo cagnetto, bravo Milo, mamma mia quanto sei bello Milo. Se succede qualcosa a Milo, ragazzi, è un po' come Mayuri, eh. No. No, in realtà non deve succedere nulla a nessuno. Ecco. Allo? Je suis parlé. Ma ognuno vuole qualcosa qua, ma che palle, ma che periodo era? Va bene, andiamo di qua. Quella sta, ormai si sarà congelato il ginocchio, poverina. Ah, ecco, ecco, ecco. Abbiamo il nostro bellissimo vino. Possiamo andare a barattare. Va bene. Vediamo a Milo. Spero che Milo lo possa portare. Non se ne accorge? No? Oh, che scemo. Bravo Milo, bravo. Sempre utilissimo. Allora. Ce l'ho il vino, ce l'ho. Ok. Beh. Ma vuoi pure il bicchiere? Ah, ok. Il bicchiere ce l'hai. Ops! Je sporché l'uniforme. Lo so, hai ragione. Sti cani moderni. Ciao. Quindi che abbiamo guadagnato qui? Ah, tutto questo per la foto? Una cartolina con una giovane donna lasciva inviata un soldato al fronte. Le cartoline erano molto diffuse tra le truppe. E chissà perché. Questa sarebbe lasciva secondo gli standard del 15-18. Va bene. E tutto questo per la donna lasciva? Mi sa che... infatti, mi sa che mi serve l'uniforme. Porca, ovviamente, di... Ma il tizio è nudo lì dietro, bellissimo. Ciao. Ah, perché adesso sono da generale. Ok, ok, ok. No, pensavo di essere tornato all'uniforme quella da soldato. Invece no, adesso sono... C'ho tutti i bei gradi. Ok, adesso devo... Ovviamente il generale qui può passare tra questi, no? Figuriamoci. Vabbè. Oh, devo tirare giù la scala. E basta, perché non credo che debba fare nulla qua. Forse era un altro modo per prendere... Ah, sì, era un altro modo per prendere la... Vabbè, mo vediamo. Vabbè, figurati se non fanno passare il generale. Andiamo, andiamo, mi fanno passare sicuro. Ciao Trish, buonasera! Benvenuta nella prima guerra mondiale. General Carlet. Ah, hai capito, sì. Sono attenti, sa? Più sull'attenti, di più, di più. Ciao, buonasera.
Certo, un generale non avrebbe mai fatto sti lavori pesanti. Comunque, bella per voi, io me ne vado. Generale Carlé. Ops, ora ci hanno scoperto. Oh, fantastico, sentiamo la musica. Ah, per lanciare dinamite dietro di te. Fico. Quanto sei grosso. Ah, il volo del calabrone. Fantastico. Vabbè, guardate la cadenza dei colpi che è sincronizzata. Aio. Che è sincronizzata con. E anche le movenze. Con i movimenti. Con la musica. Bellissimo. Sì, è vero, anch'io adoro le cose che vanno così a ritmo. Ops! Kaboom! Si spostano anche loro. Mi sembra giusto. E beh, e come faccio? Oddio. Quante ce n'hai, oh? Ma che sto scherzando? Togliti. Ok. Madonna, guarda come è ridotta la macchinetta. Non ce la faccio, mi sa, eh. Uscio. Madonna, guarda la macchina, poverella. Aspetta, Franciccio, che non posso leggerti ora. Hai appena scoperto qualcosa. E fra poco lo scoprirò anch'io. Che un abbonato guadagna il doppio dei floppy. Ah, ecco perché. Quindi devi dividere anche a metà. Quelli di subi. Per... Porca miseria. Mi sono distratto. Ah, meno male che c'è il checkpoint. Anche al boss. Grazie. Grazie Ubisoft. Ok. Oh, cavolus. Acciderbolina. Ops. Accidenti. Oh, accidenti. Scusate, mi sono... A Roma si dice che mi sono infrociato sul coso qua, sul carro armato. Non mi aspettavo che facesse marcia indietro, scusatemi, eh. Mo lo so che viene indietro, scusami. Oh mamma. C'hanno anche cadenza. Cioè, c'hanno anche un tempo di volo diverso. I colpi. Ma questo è il boss finale totale del gioco, praticamente. Cioè, stiamo qui da 3 ore. Apri? Ma porca miseria. Ma io ti sto odiando, Nino. Mamma mia. Oh, sei aperto. Sì, ce l'abbiamo fatta. Sì. Ancora non è morto? Oddio. Ok, è morto.
Ah, bellissimo, troppo divertente. Non, e non posso far silenzio, ma lì mi sparavano subi. Finalmente. Finalmente, San Miguel. Il solito scaricabarile. Oh, finito? Oh, ultimo capitolo, ragazzi. Dovevo evitare proiettili in silenzio, dici, eh? Sarebbe stato molto professionale, in effetti. Magari non avrei neanche fatto tutti quegli errori. Ebbe vita breve. Intercettati dalle truppe tedesche ancora a San Miguel, Carl e Anna furono portati al quartier generale per essere interrogati. No. Carl fu rispedito a combattere per i tedeschi. No! Mentre Anna fu assegnata. E dai, però, ma che cosa? L'8 aprile le forze francesi sferrarono un assalto a San Miguel. Un'opportunità che Carl non si sarebbe fatto sfuggire. Mannaggia! Ma quel coso non posso prenderlo? Voglio prenderlo! Voglio prenderlo quel coso! Voglio prenderlo! Non lo posso prendere, va bene. Allora, Saint Michel aveva una posizione strategica rispetto alla linea del fronte e inoltre si trovava sulla linea ferroviaria che collegava Parigi a Nancy. Per questo fu occupata dai tedeschi nel settembre del 14. Francesi e inglesi tentarono inutilmente di liberare la città, ma alla fine ci riuscirono le truppe americane nel 18. E lì abbiamo un teschio. Bene. Il gas utilizzato durante la guerra era più pesante dell'aria e così si spandeva in tunnel e trincee. Sacche di gas potevano rimanere nei crateri scavati dai mortai e in tal caso i soldati erano costretti a tenere addosso la maschera che ostacolava i movimenti. Ancora oggi alcune sacche di gas si trovano sotto le fattorie e i campi lungo il fronte di allora. Cosa? Sul serio? Cioè sono rimaste, cioè rimangono lì le sacche di gas? Minchia. I miracoli a volte accadono. Carl è vivo. È stato molto furbo, ha scambiato i suoi abiti con quelli di un soldato morto. Abbiamo attraversato le linee e siamo vicini alla meta. Spero che mi lasceranno uscire dall'infermeria, devo assolutamente raggiungere la fattoria di Marie. Carl è stato fermato, sospettano che sia un traditore. Mannaggia. Questa mattina stavo per arrendermi, ma poi ho visto Anna che mi ha salvato di nuovo la vita. Ora stiamo per raggiungere Saint Michel, anche se ho i pezzi a piedi, ragazzi, i pezzi a piedi, mi raccomando. Mi raccomando. Non so come attraverseremo la linea dal fronte, non certo con i pezzi a piedi, ma conosco queste colline, troveremo il modo. Non sono una spia, quante volte dovrò ripeterle prima che mi credano? Avere servito sotto Von Dorf non mi aiuta affatto, no. Se solo potessi vedere Maria e Victor, anche solo per un minuto, devo accertarmi che stiano bene, ma per vederli dovrei riuscire uscire da qui. E quindi, ora usciamo da qui. Ma dai! È il vecchio padrone? Che bel cavallone! ok, mi devo cambiare, abbiamo capito. Ma quanto è alto sto palazzo? Buongiorno. Grazie. Oh, perfetto. Io mi toglierei anche l'elmetto, eh. Il metto. Alter Fritte. Hey, wer was ran? Hepp runter nur. Hey, swobleblack. Ah, devo trovarne uno. Ok. Scusa, nel frattempo toglitelo, no? Cioè, non è che
Allora, ah, vedi qua. Ah, eccolo l'elmetto, eccolo. Prendilo. Prendi l'elmetto. L'elmetto. Niente. Ah, forse è quella stanza. A caso proprio. Va bene, devo andare a cercare la combinazione da qualche parte. Poi sì, va bene, non posso rossare. Ok, ora devo andare dall'altra parte e vedere che c'è. Ma il cane quindi è andato su di lui perché era il vecchio padrone sul serio, oppure perché ha visto che era un infedele che aveva gli stessi dici? Potevo passare? Sicuro? Non mi sembra. Però aspetta, intanto vado di qua. Se li avessi indovinati. Ah, è qui che devo andare per uscire da tutto quanto. Ok, chiaro. Ah, si era spostato, ok. Eh sì, anche perché mi sa che è l'unico posto dove posso andare. Sarebbe stata una combinazione. È in forma anche stasera, eh? Oh, guarda Milo che mangia. Fantastico. Allora, dindon. 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 Niente, eh? Vabbè. A dormire questo. Allora, qui dovrei metterci una bandiera. In teoria. Non c'è niente. Qui c'è una mela. No, non potevo fare nulla. Ah, era il suo vecchio padrone, ok. Ok, ho scambiato la mela con una Gazette del Ardennes. Era un quotidiano pubblicato in Belgio e distribuito nella zona occupata dai tedeschi. Si trattava di un foglio di propaganda tedesca scritto in francese per informare la popolazione nelle zone occupate e i prigionieri di guerra delle gloriose imprese delle forze alleate. Ok. Posso andarmene? Ah no, non posso andarmene. Ah, che carino, mi ha aiutato. Forse la campana devo colpirla con la mela. Perché, cioè, è normale, no? È una cosa proprio giusta e normalissima. Ma dai, però. E ho capito, stai zitto. Ah, ma qui perché lo sto distraendo? Lo devo distrarre. Ah, dovevo attaccarlo, ok. Lo devo distrarre in qualche modo e arrivare alla cosa. Allora, prendiamo un'altra mela per sicurezza. Così no. Ma perché sta abbaiando il cane? Ho capito. Devo colpire l'altoparlante? Ah, devo colpire le chiavi, giustamente. Ah, ok. Prima... Chiaro, chiaro. Chiarissimo. A posto. Ho vinto. J'ai vinté. Vai Milo, corri Milo. Mamma che bravo cagnone che sei. Ma vieni qua, ti spupazzo tutto. Vieni qua, ti spupazzo tuttissimo. Bravissimo. Ok, poi le chiavi, giustamente le chiavi andrebbero qui. Perfetto. Ora abbiamo l'elmetto. Molto molto bene. Oh, la bandiera, possiamo issarla.
cosa dovrebbe succedere? Veramente, veramente, ma veramente nulla. Va bene. Ma si vede tipo da qua? Ah, forse c'è scritta la... Aspetta, aspetta, forse c'è scritta la combinazione. Guarda che ho trovato qua. Una piastrina dotata di un pezzo asportabile usata per la gestione dei cadaveri. La parte più grossa era quella che rimaneva attaccata al corpo. Questo modello entrò in uso alla fine del 16. Ok. Sì, per carità, è molto pratica come cosa, però... Ok. Allora. Nella stanza col caschetto, dici? Sarebbe questa? Che si vede da qui la bandiera? Perfetto. Ah, questo non l'avevo mica visto prima. Capisco, capisco. Vediamo un po' se si riesce a... Così dovrebbe essere. 8-1-5. Fantastica questa cosa. Non l'avevo vista la finestra, sinceramente. Penso che avrei brancolato nel buio perché non l'avevo proprio vista. Dove stai andando? Ma dove stava? Mi ricordo di qua? Sì. Quindi. 8-1-5. Voilà! Les jeux sont faits! A posto, possiamo andare? Oh, ci hanno attaccato adesso? Sì, perché vai su, Carla? Vai giù, Carla, su. Cacchio, ci hanno attaccato, ci hanno attaccato. Arrivo, arrivo. Maronna, devo carmene. No! No, dai! No! No, che manco le mela? Tesoro mio, non mi sa che... Questo sta tremando dalla paura. Ma spariamo? Con la baionetta? Ok. No, che peccato per il tizio... infermiere. Qua ovviamente non posso andarci. Qua neanche. Aspetta, Milo, vuoi prendermi la... Non puoi, vero? Lo so. Aspetta, vediamo un po'. Ah! Qua c'è una fiaschetta. La fiaschetta si poteva facilmente nascondere in tasca o nella giacca e in genere conteneva del liquore molto forte, utile a rinfrancare lo spirito ai soldati appena prima di un attacco o dopo essere scampati dal pericolo. Te credo. Va bene. Milo, che te devo dire? Sgancia quello. Ah! Non mi ci posso appendere. Mi voglio appendere. Però posso farlo oscillare. Guarda che non serve a niente, eh. Invece mi sa di sì. Sono un genio. Je suis génie.
E dai però, ma sei un po' in... ok, vai. Vai Milo, vai, vai, vai. Vai. Grandioso. Madonna, ma chi sono? Ma che sono io? Bravo Milo, bravissimo. Sei stato bravissimo. Vai, metti la maschera. Bravissimo. Merci, merci. Merci mon ami. Ok, ora vai a prendere la mia, grazie. Ma come la raccoglie se dentro... Dimmi Milo, vieni qua però, dai. Come la raccoglie, scusa, se, se la bocca non ce l'ha, perché sta dentro la... Ah, che zuzzurellone che sei. Va bene. GAV la mascherenna. Quindi? Ok, siamo riusciti pare a scappare. Mentre Carl stava finalmente per tornare a casa, Freddy si univa alle truppe canadesi di stanza a Vigny. Ah, c'è Freddy che sta lì, infatti. Aprile 1917. Nei cieli di Vimy, George, il pilota inglese, segnalava le postazioni tedesche all'artiglieria. Ok. Quel giorno le truppe canadesi guidarono l'assalto. Vediamo, La battaglia del crinale di Vimy. Il crinale di Vimy si estende per 8 km in posizione di preminenza sulle pianure circostanti. Il 9 aprile del 17, 100.000 soldati canadesi lanciarono un attacco e riuscirono a riconquistare il crinale. Nel 22 la Francia offrì al Canada l'intera collina per commemorare i propri caduti e 11.000 alberi furono piantati per ricordare i dispersi. La collina divenne così un simbolo dell'unità nazionale canadese e della costruzione di una nazione indipendente. Capisco. Bello. Questo è uno spoiler. Un po' sì. Ci saranno molti morti. Qui non ci sono diari, a posto. Andiamo. Dai che si spara un po' su. Je spare. Pum. Sono antiproiettili a quanto pare. Mi ha palesemente colpito. Ma questo dove va prendendo il bastone? Ma cos'è un bastone davvero? O è un... Ma io che ne so. A caso. Ma c'è un posto dove posso leggere le coordinate? Sì, spero. Ma va a cagare, Freddy. Ringrazio che non fosse Mad Jack. No, dai, devo andare a leggere qualcosa. Scusi, dov'è? Ah, ecco. Allora, attenzione. Qui è tipo 3. Oddio, anche qua. No, 5, di più. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 10. 10. Questo è 10. Mentre questo è 65. Vai così. Allora. Dieci. Presa.
Bisogna fare le cose precise, bambini. Ok. A posto. Ale. Ah, qui c'è qualcosa? Oh cazzo. Sì, sì, andiamo, andiamo. Corri, corri, corri. Sfondo tutto, sfondo. Oh, ma là ci sono proiettili. Comunque c'hanno una mira sti nemici. Mamma mia, eh. Mamma quanti siete. Ma cos'è un kamikaze? Ah no, si sì. Si è schiantato, poverino. Prendi? Oh, questo sì che è un cannone. Questa è una contraerea, altro che... Sì, allora. No, 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 guarda, stai a fare la fine di prima, scemo di un Freddy. Come si spiana la strada a forza di pugni. Fa morire quando... quando fa così. Chiave inglese, sempre utile. Qui manca la leva. 2 centesimi. I canadesi avevano già dotato 100 dollari prima dell'indipendenza, che nel 14 recava l'effigie di re Giorgio V. I soldati canadesi in Francia ricevevano una paga di 1,10 dollari al giorno, all'incirca l'equivalente del salario di un operaio o di un impiegato. Ok. E se io faccio così? Boom, boom. No, eh. E se faccio così? No. Va bene. Forse comunque, esatto, posso metterci questo. Perfetto. Quindi, che ho fatto? Vediamo sopra. Ah, ah, magicamente si è girata questa cosa, ok. Oh, queste sono le cose belle. Ma dov'è? Ma dov'è? Let's go boys de che? Non lo vedo. Sparo a caso? Okay, boys, hey, you. Io sparo a caso, vabbè. Ah! Scusate, non... E giustamente lui mi deve segnalare. Giusto, scusate, pensavo che era contraerea, devo dire, invece ho sbagliato, sono sempre i soliti cannoni da terra, insomma. Va bene, via. Mi ricorda un po' il Gob. È vero, assolutamente sì, dobbiamo dirglielo, eh. Ti spingo io. Dicevo, andiamo, scappiamo. Volevo spingere il carro armato. Madonna, che liscio. Via via! È morto schiacciato dal carro armato. Polpettina di Freddy. Che brutta morte. Io abbastanza indolore, devo dire, credo. No, forse non è tanto indolore. Ma forse sì. Quel poveraccio che stava dentro non lo caga nessuno. Va bene. Questa è la solidarietà della guerra, eh.
spingitori di carrelli di grano con bandiere sopra. Oh, frena, oh, frena. Ok, allora tu che vuoi? Tu sei nemico. Non me l'aspettavo, scusate. L'ultimo parte è stato bellissimo. Comunque, sai com'è? Si è abbronzato, come direbbe il nostro miglior politico di sempre. Mannaggia. Dai, su, spariamo a sto coso. Oppure no? No. Ma non è che non ho riconosciuto la divisa, non l'ho proprio vista la divisa, Francisco, è proprio... è questo il problema. Non l'ho vista. Era... cioè, per la mia mente era... un accampamento nostro. Quindi sono andato lì tranquillo per chiedergli, scusi, buon uomo, mi fa usare il suo potente cannone? E no, non me l'ha fatto usare. Modello di catena montuosa. Per visualizzare meglio gli obiettivi, a beneficio dei soldati, venivano realizzati modelli tridimensionali di colline e montagne. Capito? Mi sembra giusto. Ci penso io, a issare la bandiera. Dai. Dopo tanti fallimenti e sacrifici, i canadesi riuscirono infine a strappare la collina ai tedeschi. E vai. L'entrata in guerra degli Stati Uniti era ormai quasi una certezza. L'ultima lettera del fratello minore di Freddy confermava che il paese smaniava per entrare in guerra. Eh sì. Nel frattempo Carl era arrivato alla fattoria. Ok, mo che deve succedere di brutto, di tragico? Ecco. Era a meno di un chilometro dalla casa di Emil quando il rombo degli aerei francesi iniziò a tuonare nel cielo di aprile. Bambini a letto che è tardi. Bravi bambini, andate a letto. Mi fa usare il suo potente cannone. La vita di campagna durante la guerra. Anche se gli uomini erano quasi tutti al fronte, la produzione agricola non poteva fermarsi. Donne, bambini e anziani si trovarono a gestire le fattorie, ostacolate anche dalla requisizione dei cavalli. Anche i prigionieri di guerra venivano assegnati ai lavori agricoli. E certo, era manodopera utile. Almeno non hai assistito a tutto questo. Il mondo intero è impazzito e ora persino mio fratello vuole arruolarsi. Devo fermarlo, non hai idea dell'inferno in cui mi trovo. Oggi con i miei compagni canadesi ho ottenuto una gloriosa vittoria, ma a quale prezzo? Milo c'ha sempre la maschera antigas. Che deve succedere adesso? Cioè, è proprio telegrafata questa cosa. La bestia. C'è un po' di gas, sì, infatti mi stavo chiedendo, ma perché non si tolgono la maschera? E ora l'ho capito. Bravo cagnolo. Vieni su. Allora, qui intanto c'è qualcosa. Tessera annonaria. Le zone occupate data la scarsità di cibo fu introdotto il razionamento, in particolar modo per il pane. Il razionamento permetteva alle autorità di regolare la distribuzione delle risorse disponibili e di mantenere contenuti i prezzi. Purtroppo sì. Mi sa che sopra c'è qualcosa. Io dovevo andare sopra alla cassa.
Quindi Milo, ripremi la cosa per favore, grazie. Molto gentile. Cerchiamo di non... esatto, di non finirci sotto, grazie. Vai Milo. No, vai Milo di qua. Milo di qua, Milo di là. Cosa accadrà? Cosa accadrà? Esplode il reattore nucleare vicino, inverno nucleare per i prossimi 100-200 anni, capito? Sì. Super culo proprio. Oh, allora. Bisogna scendere. Intanto facciamo scendere la co... Perché non mi fa... Ah, ci vuole Milo qui. E quindi niente, dobbiamo fare il contrario adesso. Milo. Aspetta, ma il contrario come faccio a farlo se lui sta lì? Che fai? Impazzito. Ok. E il problema è farlo venire qui il Milo. Ma può saltare secondo voi, no? Ah, forse devo salire. Milo, salta. Salta, Milo, salta, 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 Milo! Non salta, Milo. Perché vedi, qua sotto... No, dov'è? Qua sotto ci può passare solo Milo. Qui. Dove vai Milo? Ma intanto risali lì e ti fa... Milo si è incastrato ragazzi, aiuto! No, si è incastrato Milo! No dai Milo! Milo! Vado di là, si scastra secondo voi? Esco proprio? No, si è incastrato. LOL. No, allora il problema però è come faccio a farlo salire. Cioè, sul serio, come lo faccio salire? No, a parte che si è incastrato. Ok, lo faccio scendere. Va bene, sì. Ma poi? Sì, devo ricominciare. Però intanto cerchiamo di capire come faccio salire sto cane del cavolo. Perché non posso portarlo a mano qui. Aspetta, cos'è quello? Aspetta, aspetta, aspetta. Forse c'è qualcos'altro che devo fare. Milo. Milo però, mamma mia, te incastri così. Ah, devo sfondare la finestra. Zitti tutti, zitti tutti. E poi quindi? Ah, ho fatto andare via il fumo. Vabbè. Intanto la finestra l'ha rotta. Quindi non c'è più fumo. Ah, forse perché Milo non sapeva dove andare. Milo. Dai Milo. Qui non c'è la finestra, vero? No. Vabbè, tanto devo ricominciare. Mannaggia. Va bene, ok, la finestra l'ho fatta. Però poi... Era a meno di un chilo. Milo, senti, mo non incastrarti per favore. Quindi ora vediamo se senza il fumo lui salta a questo punto. Giusto? Forse è semplicemente così. Vai. Sì, probabilmente sì, perché mi dà la Billy. Vediamo, eh.
No, non salta. Vabbè, intanto sali, no? Non ti incastrare di nuovo, Milo, perché veramente, Allora. Qui facciamo scendere. E qui ci deve passare Milo, giustamente, no? E poi dovrò, dalla finestra, colpire quel coso. E va bene. Ah, non va più. Milo, dai, vai là. Non ci va più. Non ci va più, quindi niente, il cesto ormai è andato. Ah, ok, ci va perché era troppo alto, ok. Milo, mi stai a fare veramente pentire di averti comprato, Cioè, di averti preso. Ma questa mi sa che si spinge. Ah, ma si spinge! Vabbè, ma allora è facile. Milo, scusa. Ma ti faccio fare le montagne russe. Spingi, ragazzi, è fatta. Vai, Milo. Vieni. No, aspetta, aspetta, Milo, aspetta, devo salirci. Milo. Quanto sei obbediente, però. Milo, che cazzo stai a fare? Ok. Cane, ti riporta il canile, esatto. Ok, ora puoi issarmi, grazie. Io sono una persona malvagia, esatto. Ok, Milo, ora rispingi giù. Milo. Che poi ho fatto il giro inutilmente perché bastava farlo salire semplicemente. Ok, vedi che c'è questa maniglia? It's very simple. Vai, Milo. E l'abbiamo fatta. Troppo in là. Ok, va bene così. Vai. Bravo. Vai, Milo. Ah, ho capito perché colpisco quel razzo. Questo è. Bravo cane, bravo. Kaboom. A posto. Oddio, sono loro. Che brutta cosa. Ok, mi sa che mi devo anche sbrigare, tra l'altro, Vedo un cazzo. Oh, il canestros. Tranquillo, Milo, ci penso io a te, ci penso. Vai. Sali. Bravissimo. Ci sei? Bravo cagnolino. Ora Milo, mi dovresti? Dovresti fare un cavolo, Milo. Dove sei? Porca miseria, non si vede un cavolo qui. Devo sfondare la finestra, mi sa. Però non riesco a salire.
No, non leggo. Oh, c'ho il coso, sì, ok. Non leggo. Devo arrivarci io. Voilà. Oh, bravo cagnolo. Adesso vai lì. Giustamente non vedeva, poverino. Bravo, poi sali lì. Tira la leva. Bravissimo. E sta roba? Cosa sono? Semi di caffè. Il caffè veniva venduto in semi non ancora tostati né macinati. Erano i droghieri a preparare la miscela per i clienti. Il caffè si macinava in casa con il macinino Peugeot. Il macinino Peugeot, Peugeot. Vabbè, ma quindi? Ho risolto. Non ho risolto un cavolo. Devi arrivarci tu. Vabbè, certo, anche The Somnium File, fatemici arrivare un minimo. Cos'è quello? Ma io volevo quello ora. Aspetta. Milo. Ah. Ok. Intanto raccogli questo, grazie. Candelabro. No, lampada d'olio. L'elettricità di rado era disponibile, dunque si utilizzavano candele e lampade a olio. L'involucro di vetro che proteggeva la fiamma dal vento veniva sollevato per accendere lo stoppino e la luminosità veniva regolata accorciando o allungando lo stoppino. Adesso. Ok. Tutto molto bello, però... Torniamo di là. Mi comandi come meglio credi. Interessante. E arrivo un attimo. Arrivo. Oh, dai, ce l'abbiamo quasi fatto là, eh. Che ansia. Dove sei? Milo? Milo, dove sei? Perché sei lì? Perché io non posso... Che succede? Dov'è? Beh? Ma cosa? Perfetto. Sono caduto. Comunque moglie e figlio sono morti tipo 16 volte nel frattempo, ma davvero, eh? Che miseria, oh. Vabbè, ma sei proprio sfigato però anche tu. Oh, eccoli! Lui è vivo, ma la mamma no. Ma dove vai, oh? Prendila. Gioia, ma è una gioia. 16 aprile 1917. Emil era malato, ma il generale aveva bisogno di ogni uomo abile per lanciare la grande offensiva. Ancora una volta, nei loro piani, la battaglia che avrebbe risolto la guerra. Oh.
Testo di dove sei stato mio bell'alpino? Dove sei stato mio bell'alpino? Dove sei stato bell'alpino? Che ti ha cangià colore? È stato il fumo della mitraglia, è stato il fumo della mitraglia che mi ha cangià colore. L'offensiva di Chemin de Damé. Dopo il successo di Verdun, il generale Nivelle pianificò una pesante offensiva per la primavera del 17 sul fronte dell'Aisne e lungo la strada nota come Chemin de Damné. I tedeschi da 2 anni tenevano in scacco i nemici nella zona e avevano fortificato la linea facendo ricorso anche a un'ingegnosa rete di tunnel sotterranei. L'offensiva iniziò il 16 aprile del 17, ma ben presto ci si ritrovò in una situazione di stallo che costò la vita di 200.000 uomini in pochi giorni. In molte unità si registrarono ammutinamenti e il fallimento dell'attacco divenne un simbolo della violenza della guerra di trincea. La faccia delle immagini crude, eh? Porca miseria. I gabinetti di guerra, consapevoli dell'importanza dell'informazione e della disinformazione, crearono una rete di spionaggio e controspionaggio fin dallo scoppio delle ostilità. Palloni aerostatici, zeppelin e aerei venivano mandati in ricognizione mentre si dava la caccia a eventuali spie dietro le proprie linee. Si cercava inoltre di minare la stabilità dei governi nemici con il ricorso a infiltrati nei partiti di opposizione. Tremendi. Un esempio di questa politica è l'appoggio fornito dai tedeschi ai militanti irlandesi e ai rivoluzionari russi. Dove stanno i cosi? Diari? Niente, ok. Va bene, allora, questi li ho reclutati, quindi possiamo andare. Andiamo, andiamo. Guarda lì, che catombe. Lettera di un ufficiale russo. Mia cara moglie Elena Konstantinovna, grazie a Dio sono vivo e in salute. Stiamo ancora combattendo, ma nulla è come immaginavo. Ci affango ovunque, le battaglie ci sfiniscono. I miei uomini sono esausti e non c'è modo di farli combattere. Hanno saputo cosa sta succedendo in patria e vogliono solo tornare a casa. Tu come stai? Sei al sicuro? Il tuo fedele marito, Nikolai Alekseevich. Dobbiamo ringraziare Wilhelm III se non abbiamo avuto il comunismo in Russia per quasi 80 anni. Aspetta, ma quelle cose lì sotto le abbiamo messe apposta? No. Dai, 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 bravi. E dai. Ah, non deve morire neanche lui? Ok. No. Beh. Ah, devo aiutarlo. Me lo stavo scavalcando. Oddio. Lo stavo scavalcando per tagliare il filo spinato, poverino. Ti salvo io, ti salvo io. Sono bravissimo, vero? Ma adesso sono il padrone delle cesoie. The Lord of the Cesoie.
No, 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 no. Guarda, guarda, lo fai facile. Qua siamo in guerra. C'è adrenalina dappertutto. Non c'è tempo di pensare, di guardare. Ma che ne sapete voi della guerra? Ma non stare lì impalato, scemo. Gli sti giovani d'oggi, oh, davvero, mannaggia. Guarda, ma che guardi? Qui... Sì, ma però, cioè, ciccio bello. Boh, non è che... È uscito fuori un pezzo di barba e mi hanno ammazzato. Puoi usare la catchphrase di David Batson con cognizione di causa. Cioè sarebbe? Aiuto, aiuto, aiuto. Corri, 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 corri. Signorina, io sono stato in guerra. È vero. È stato in guerra. Ma ho capito. Ah, devo tornare indietro, tipo. È una guerra. No. Ah, devo tornare indietro in quelle che si rompono dopo. In queste qua. No. Queste centrali qua. Ok. È dura, eh? Sì, vabbè, ma quanto sei lento. Meno male che loro sono immortali. È un pollo. Ah, qua devo allegramente evitare. Cristo, le cose qua. Sì, vabbè, guarda quante ce ne stanno. Mamma mia, per un pelo, eh. Posso andare? Salve. Sì, anche quello, sì, esatto, Pietro. Peccato tutto petto. Ah, mo ci devo... Bello. Ci proteggono i cadaveri, ragazzi, eh. Vorrei un attimo sottolineare questa cosa. Ouch. Capito? Non riesco a venire, amici, aiuto. Ok, arrivo. Un anello di un soldato. Anello di alluminio realizzato da un soldato. Molti uomini riciclavano il metallo delle cartucce per creare anelli da spedire a casa a mogli e fidanzate. Ma che carini. Cosa tremenda. Fa una brutta fine, guarda, eh. Lo sapevo io. Never a joy in this game. Oh yeah.
Togliti da qua. Ok. Ah, ok, dovevo andare avanti un po' più velocemente, va bene. Ci si arrampica anche sui cadaveri, sì. L'anello col dito dentro. Via. Ah dai cazzo. È uscito un pelo del braccio e mi hanno ammazzato. Ma non è colpa mia se è peloso lui. Scusa, eh. Ops. Questa è colpa mia davvero. Questo lo ammetto. Maronna. Emil è identico, è atletico con una ruota sgonfia. Non siamo abbastanza. Il paragone è giustissimo, credo. No, andiamo giù, ti prego, andiamo giù. Ma bellissimo che si infilano. Uè, nuove bombe. Porca loca. Madonna mia. Questo non è proprio facilissimo, ok. Fai quello che fanno i tuoi amici, loro sanno cosa fare al contrario di te. Hai ragione. Io pensavo che loro seguissero me, invece in realtà sono io che devo seguire loro. Aia, di nuovo. No, stiamo perdendo tutti gli uomini. Di nuovo ci stanno proteggendo i cadaveri. Questa è emblematica come cosa, Devo bere perché tutta sta corsa mi ha messo una sete. Fai quello che è. Grazie alla ceppa sono immortali. Sì, è vero. Sono abbastanza immortali loro. Sono buoni tutti così. Oh, allora. Lui è incazzatissimo comunque, eh. Il tizio col fischietto. Ma li stai mandando a morire? Ma dai una botta in testa a questo, per favore. Ah, gli vado io. Va quel paese. Che cavolo. Il colpo fu fatale. Ma stai facendo ammazzare tutti. L'offensiva a Nivelle fu un bagno di sangue. Un massacro. L'ammutinamento si diffuse fra le divisioni della fanteria francese. E l'offensiva. Fantastico, l'abbiamo iniziato noi praticamente l'ammutinamento. Emil fu incarcerato con i rivoltosi in attesa della corte marziale. I cani di guerra, i più fidati amici dei soldati, condividevano ogni giorno la dura vita degli uomini.
che trasportassero messaggi, salvassero feriti o scovassero mine, portavano sempre a termine il loro compito. Grande, grande Milo. Oh, finalmente un po' di infermierismo. Certo che questo gioco, se non fosse così cartunesco, sarebbe incredibilmente crudo. Sì, ma infatti è bellissimo questa doppia valenza che ha. Danganronpa Docet, eh? Dubbi, lo faremo prima o poi Danganronpa, quando finiremo tutte le cose che stiamo facendo. Chissà. Chi lo sa. Quando vuoi. Quindi la tua risposta è sì. Quello quanto è lungo? Oh, Marie. Oh, sono vivi, che bello. Curiamolo, curiamolo. Attenzione, ora c'è Infermiera Hero 3. L'ho fatta. Forza. Attenzione. Questo è difficile. Madonna. Ok. Dai Carl, dai. Aia, ho sbagliato. Scusa Carl. Ok. No. No. Dobbiamo portarlo all'ospedale. Corri, 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 corri. Sono tre e non sono cortissimi. Allora la vedo tragica. Di nuovo? Mio Dio. Ok. Cazzo, l'ho sbagliata questa. Ok, tolto proiettile. Proiettile. Era un proiettile. È bellissimo lei come parla in modo incitato. Senti, che devo fare? Devo portargli qualcosa? Sì, cassetta degli del pronto soccorso. Scusi, dov'è? Di là. Preparati a correre. Ah, devo correre perché lui sta per morire? Ah, intanto dobbiamo leggere cose. Macchinario per raggi X. La tecnologia del raggi X era disponibile dalla fine dell'Ottocento, ma ben presto se ne scoprirono gli effetti collaterali. I radiologi indossavano guanti, grembiule, elmetto e occhiali, tutto di piombo. Negli ospedali militari il loro ruolo era fondamentale ed essi trascorrevano intere giornate a radiografare i feriti. Una complessa rete di unità mediche era stata approntata per assistere i feriti. Questi venivano portati prima alle postazioni di soccorso al fronte e in seguito agli ospedali da campo. Qui venivano stabilizzati e poi smistati agli ospedali e, se necessario, il ferito veniva rimandato a casa. Con il procedere delle ostilità la struttura divenne sempre più efficiente per rispondere alle nuove patologie che insorgevano a causa delle condizioni delle trincee e chiaramente negli attacchi con il gas. Oh, ci sono diari nuovi. Cosa ho fatto? Perché questo bagno di sangue? Così tanti morti, questa guerra non ha senso. Oggi hanno arrestato il mio amico Emil. Cosa può aver fatto? Cosa gli è saltato in mente? Spero non fosse tra gli ammutinati di cui si parla. Andrò a trovarlo domani. E noi corriamo. Scusi, dov'è? Di qua. Un attimo. Che cavolo? Io mica so Billy Gonzales. Ma cosa? Che cazzo? No. Mi sono ritrovato dove ero prima. Aiuto. Scusi, dov'è? Non leggo, c'è il fumetto. Ok. Uffa. Qua. Ma di qua ci sono già stato. Devo andare su. Carlo, mi sa che finisci male. Scusi, dov'è? Ma come di qua? No, di qua. Carlo, resisti.
Ma dov'è? Ma uffa. Allora, tu mi dici di scendere e io scendo. Carla può pure morire per quanto mi riguarda. Qua non mi sanno dare le indicazioni. A Carl. E mi dispiace, però. Oh, Carl, nel frattempo ho trovato un bellissimo arcella da dentista. I dentisti esistevano già prima della guerra, ma la natura delle ferite riportate al volto dai soldati li rese sempre più richiesti. Al fronte, però, essi non curavano solo le ferite alla mandibola, ma ogni tipo di lacerazione facciale. L'arcella serviva a mantenere il più possibile sterili gli strumenti chirurgici. Cioè, era un piattino con l'alcol. Oh, ho trovato! Carl, arrivo! Aspetta un attimo, Carla, che c'è un altro armadietto. Aspetta un attimo. Ok, arrivo, tranquillo, tutto a posto. Sei in una botte de ferro, come diciamo a Roma. Quindi adesso per fare prima devo andare di qua. Arrivo, Carla, arrivo. Aspetta, aspetta che arrivo. Arrivo. Ci sono? Ci sono. Mamma mia, campione del mondo di salvaggio delle persone. Beh, ce l'abbiamo fatta. Libera, libera. 10 cc di flortimo monazone. Porca miseria. Veloce, veloce. Quanti errori devi fare per fallire completamente? Lo vogliamo provare? No. Ciao. Ani. Non morire, Carla, ti prego, non morire. Non mi fare piangere. Porca troia, ho sbagliato. Porca troia, un'altra volta. Un po' sboccata sta infermiera comunque. Ma no, ma è difficile quel pezzo. Scusa, Carla, scusa. Più o meno, dai. Magari ti ho suturato male, cioè fare una cicatrice bruttissima. Però almeno sei vivo. Il quick time event per curare un malato, sì, è molto bello, sì, devo dire. La sola vista di suo figlio bastò a Carl per cancellare 3 anni. Oddio, che bella cosa. Almeno questo è finito bene. Marie ricevette infine una lettera del padre. Oddio, non è che lo... No, lo giustiziano. No... Se le ho. È arrivato il momento. Sì, infatti è meglio che aspettiamo, eh. Troppi orrori. Spero che il destino sia più benevolo con voi.
Il nostro tempo sulla Terra è breve e il mio è stato benedetto da tanta gioia. Sono grato per ciò che ho ricevuto, ma soprattutto per lo stupore che hai portato nella mia vita. Questa lettera sarà l'ultima. Mi restano ormai poche ore da vivere e solo un miracolo potrebbe salvarmi. Un miracolo? La corte marziale mi ha condannato per la morte di un ufficiale. Non era mia intenzione ucciderlo, ma la guerra rende folli. Ho combattuto per la patria e la libertà. Il mio onore è intatto e non devi vergognarti delle mie azioni. Mentre lascio questo mondo, ho un solo rimorso. Non ho riportato a casa il tuo Carl. Spero che riuscirai a perdonarmi. E se il volere di Dio è quello di separarci in vita, ci incontreremo di nuovo in cielo. Ricordami nelle tue preghiere. Eh no, lui non lo sa, infatti. Il tuo papà. Per sempre. Vaffanculo, va. Anche se i loro corpi sono tornati da tempo alla polvere, il loro sacrificio è ancora vivo. Dobbiamo onorare la loro memoria per non dimenticare. Sì, anch'io ho sperato un attimo. E va bene. Io faccio finta di che ci sia qualcosa da fare qua sotto. Bello. Bello, per niente pesante. Leggero, insomma. Una cosa proprio tranquilla da fare a inizio settimana, no? Il solito gioco allegro che ti dà la carica, esatto. Da un'azione così buffa come tirare una mestolata in testa all'ufficiale si sia generata una tragedia, esatto. E poi da quello che ho capito loro l'hanno fatto in modo che, come se fosse stato l'abbrivio, diciamo l'azione, quella, la scintilla, no? Che poi ha effettivamente scatenato la diserzione che c'è stata davvero. E niente, quindi probabilmente l'hanno punito soprattutto anche per quello. E va bene. Poverino, lui pensava, quindi è morto pensando che Carl non fosse riuscito a tornare. Che cosa amara. Sì, era pratica comune, però per come l'hanno diciamo messa nella trama, sembrava proprio che quella fosse l'episodio principe, diciamo. È molto bello. Beh, mi è piaciuto molto anche il design, perché è comunque quel fumettoso. Aspetta, mo vi dico. Sua fame era infinita. Così. E vi dicevo che mi è piaciuto molto questo dualismo tra comunque le tematiche molto 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 dure, molto anche crude, insomma, per quello che abbiamo visto, e lo stile fumettoso
anche abbastanza leggero poi per certi versi. Mi ha ricordato moltissimo Maus. Non so se lo conoscete, l'avete visto, l'avete letto. Visto no, insomma, se l'avete letto. Sì, qui c'è proprio stato un ammutinamento. Conosci ma non l'hai mai letto, eh? Quella pure è una mazzata sui denti. Il fatto che sia un fumetto e il fatto che i topi siano comunque ti portino un po' a non immedesimarti eccessivamente, ma allo stesso tempo chiaramente parla di quello che parla. Non so, è quel retrogusto agrodolce proprio. Ecco, un retrogusto agrodolce come questo gioco. Stranissimo. Difficilissimo secondo me da ottenere comunque. Bravi. Ma non ho capito se c'è una serie di Valiant Art o se c'è solo questo. Belle anche gli accenni storici. Sì, vero? Guarda, quello mi è piaciuto un sacco anche. E poi da quello che ho capito è stato curato proprio da un istituto appunto che si occupa di informazione ufficiale su quel periodo. È uscito solo questo. No, perché mi incuriosiva il nome, due punti e insomma il sottotitolo, diciamo. Quindi pensavo fosse una serie. Immergono nella storia, tra l'altro c'erano delle foto autentiche d'epoca, e pure certe foto erano anche abbastanza crudine. L'hanno fatto per il centenario dell'inizio della guerra, ok. E poi un sacco di curiosità anche. Oddio, so che può sembrare macabro o brutto, però interessanti, no? Proprio a livello di semplice cultura, insomma, di quel periodo. Veramente interessante. Poi ti guardi la puntata di ieri, ok. Ti sei fatta questo salto di... Vabbè, però non penso che ti rovini niente alla fine, perché comunque è bello da seguire in generale, anche già conoscendo il finale, ecco. Non so se c'è qualcos'altro dopo, vediamo. No. Nulla. Come siamo andati con la collezione? Facciamo, diciamo, cerchiamo di... 23 su 35 oggetti. Madonna, 35. Sì, il primo capitolo in effetti non l'ho fatto molto. Però negli altri mi sembrava di aver fatto un po' meglio. 28 su 34, 19 su 28. Una schifezza, no. Una schifezza proprio ho fatto. Mamma mia. Non sono un collezionista proprio, eh? La storia è importante anche quando... Sì, no, no, per carità. No, vabbè, io dicevo che può sembrare macabro, tra virgolette, perché nel senso anche le cose più specifiche, magari un po' brutte, un po' eccetera, comunque sono interessanti per capire un sacco di cose. Però sì, per carità. Bello, 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 bello. Grazie a tutti quelli che me l'hanno consigliato, davvero. Ora, direi di salutare YouTube. Così vi saluto, cioè stoppo il video e non vi tedio con altre cose, con altre chiacchiere prossime. Ciao YouTube, grazie di aver seguito, alla prossima.